Eccoci qui ragazzi, appena finita Roma-Verona 2-1, partita sofferta come io avevo già preventivato, perché se voi vi ricordate bene la partita dell'andata ragazzi, la Roma vinse 3-1 ma il Verona fece un partitone e questa sera si è ripetuta la stessa cosa. Il Verona, secondo me, insieme a Sassuolo e all'Atalanta in questo momento gioca il miglior calcio in Italia e non credo di dire una castroneria. E è una squadra che corre tantissimo, ragazzi, veramente fanno un pressing asfissiante, tutti i giocatori partecipano all'azione. Attaccano in 5-6 uomini come se niente fosse, e però ti lasciano anche giocare. Infatti, la Roma avrebbe potuto benissimo in contropiede segnare più di due gol. Naturalmente, stasera, insomma, Dzeko ne ha segnato uno, ma se ne è mangiati due veramente, veramente clamorosi. Terza vittoria consecutiva ci voleva perché mettiamo 4 punti sulle nostre dirette inseguitrici per l'Europa League, il Milan e il Napoli, che rimangono a 4 punti tutte e due. Un buon viatico per la partita di domenica Roma-Inter, che sarà sicuramente molto molto dura. Per quanto riguarda l'incontro di questa sera, ragazzi, andiamo a analizzare tutto quanto. Pronti, partenza via, dopo 5 minuti, il fenomeno de Paolo Lopez rimane piantato dentro la porta su un lancio lunghissimo per gli attaccanti del Verona e per poco non fa rigore, riesce per un soffio ad anticipare il giocatore del Verona. Io non riesco a capire sto giocatore perché non esce, non esce, non esce, manco se l'ammazzi. E vabbè ragazzi, tanto questo sicuramente è l'ultimo anno de Paolo Lopez, verrà sicuramente ceduto, sicuramente. La partita, come ho detto, la fa il Verona, però ti fa giocare il Verona, quindi noi riusciamo a ribattere colpo su colpo. Quello che mi è piaciuto stasera è che la Roma ha dato veramente tutto in campo. I giocatori hanno corso tutti, hanno combattuto in mezzo al campo, soprattutto dove c'è quell'Amrabat, ragazzi, che io lo comprerei subito. Io se fossi adesso dirigente della Roma andrei al Verona e mi prenderei subito Amrabat, è un animale in mezzo al campo. La partita va avanti così, ragazzi, cioè praticamente una partita divertentissima, cambi di fronte da una parte e dall'altra in maniera continua. La Roma va in vantaggio con un rigore molto contestato. Io sinceramente, ragazzi, non ho capito bene la dinamica, ancora adesso non ho capito bene se ha anticipato il giocatore del Verona o se ha anticipato Pellegrini la palla. È un po' lo stesso rigore, se vi ricordate bene, di Bologna-Roma dell'andata. Quindi, se è stato dato al Verona, al Bologna, è stato dato anche alla Roma, ci sarà stato e la Roma va in vantaggio con Jordan Veretout. La partita continua con questi numerosi capovolgimenti di fronte, attacca il Verona, noi prendiamo un palo anche con Mkhitaryan. E proprio alla fine del primo tempo riusciamo ad andare sul 2-0 con un gol di Dzeko su assist di Spinazzola. Io sapevo benissimo, ragazzi, che il secondo tempo sarebbe stato molto molto duro perché il Verona non avrebbe mollato. Infatti è stato così. I primi 10 minuti del secondo tempo, ragazzi, ci hanno fatto un culo come un secchio. Un culo come un secchio, ci hanno sfondato il deretano. E infatti prendiamo subito gol, dopo 2-3 minuti del secondo tempo, prendiamo subito con Pessina che fa un gol strepitoso di tacco, anche se nell'azione del gol del Verona ci sono tre cazzate nostre enormi, perché prima Spinazzola sbaglia l'anticipo, poi Mancini si fa saltare come un pivello e come terza ciliegina sulla torta Kolarov si fa anticipa. Lì la partita, ragazzi, si mette veramente complicata perché il Verona il primo quarto d'ora ci mette veramente sotto, pur non avendo delle occasioni clamorose, però ci mette veramente sotto e vi ripeto, a me è quello che è piaciuto della Roma questa sera che ribatteva colpo su colpo.
Gioco della Roma, ragazzi, vi ricordo che giocavamo sempre con la difesa a 3. Gioco della Roma questa sera, che io non so se è stata una direttiva di Fonseca, suppongo di sì, ma il gioco della Roma questa sera è soltanto uno. Rinvio di Paolo Lopez su Dzeko, che faceva la sfonda per i compagni per far ripartire l'azione. Cioè, questo è il gioco della Roma di questa sera. Evidentemente, con questa difesa a 3, non si può partire dai terzini perché giustamente giocano a centrocampo. Questa è stata comunque la partita della Roma questa sera. Cioè, la dinamica della Roma, del gioco della Roma, è stata questa sera. Oppure recuperare palla velocemente e ripartire velocemente in contropiede, cosa che è stata fatta veramente tante volte, soprattutto nel secondo tempo. Il problema, ragazzi, è che ci siamo mangiati come al solito tre grandissime occasioni da gol fallite. Due con Dzeko, la seconda veramente clamorosa, e una con Mkhitaryan, anche se quella di Mkhitaryan è sempre quel ritardato dei Pellegrini che salta al portiere e poi ha dato la palla troppo indietro. Mkhitaryan ha dovuto fare, praticamente si è dovuto svitare la caviglia per cercare di prendere, è stata salvata sulla linea. La partita, ragazzi, è stata sempre aperta dall'inizio alla fine, dall'inizio alla fine, nonostante i cambi, nonostante tutto. Verona ci ha provato fino alla fine, sapevamo che sarebbe stata una sofferenza questa partita, almeno io sapevo che sarebbe stata una sofferenza e così è stato, perché devo fare veramente i complimenti a questa squadra che ha prima di tutto un gioco, una mentalità e un atteggiamento veramente per giocare, per offendere, e questo vuol dire tanto nei giorni d'oggi. Oggi in campo si è visto un grandissimo Veretout, ragazzi, e soprattutto un grandissimo Ibanez. E sto ragazzo che io avevo criticato le prime uscite sta crescendo veramente, veramente tanto. Piace tantissimo, quindi con Smalling potrà fare sicuramente una coppia centrale veramente di livello. Io non credo che contro l'Inter si giocherà con la difesa a 3. C'ho questo presentimento, anche perché dovrebbe rientrare Smalling. E Smalling, ragazzi, non ha mai giocato con la difesa a 3, quindi io non credo che giocheremo con la difesa a 3. Che altro da dire, ragazzi? C'è la girandola dei cambi, entrano nell'ordine Cristante, Zappacosta e Zaniolo. Zaniolo ha cercato di darsi da fare, di mettere minuti sulle gambe. Comunque ha fatto i suoi 25 minuti discreti. Zappacosta sulla destra ha coperto al posto di Bruno Perez, che anche oggi ha fatto una discreta partita. Ho visto anche un Diawara in crescita questa sera, un Mkhitaryan molto molto nell'azione, un Dzeko che si è dato molto da fare ma pecca sotto la porta, e questo per un attaccante non è certo il massimo. Kolarov centrale ha fatto il suo onesto lavoro, anche se sul gol si fa anticipare, e tutto il resto della squadra, ragazzi, comunque ha combattuto dall'inizio alla fine, quindi io sono contentissimo comunque dell'impegno. Poi noi avremo anche i nostri limiti, sicuramente, però intanto ci rimaniamo a questo quinto posto che era fondamentale, e guardiamo avanti con serenità verso la partita con l'Inter. Dovrebbe rientrare Smalling, è una partita importante perché dopo avremo Spal fuori, Fiorentina in casa, quindi se riuscissimo veramente a fare risultato con l'Inter, poi ci sarebbe la strada spianata per questo quinto posto. E questo è tutto, ragazzi. Ci portiamo a casa questi 3 punti, questa vittoria veramente fondamentale. Guardiamo avanti con ottimismo. Fatemi sapere cosa ne pensate del video. Fatemi sapere, commentate, tanti like, e ci sentiamo domani per le pagelle dello zio.